Signore e signori, a freddo, proprio senza neanche portarvi fuori a cena, entriamo subito in draft. Complimenti, complimenti. TSM e Blueside vanno a rimuovere Kindred, vanno a rimuovere Urgot, mentre dall'altro lato Ecofox vedono che Mythico Rakan è una minaccia effettiva e subito lo tolgono dai giochi. Abbiamo Akali rimossa dalle mani di Bjergsen, hanno visto che cosa quel giocatore è in grado di fare con quel campione. E quindi ciao ciao Akali. Graves rimosso, potrebbe essere priorità su Trundle come primo pick. Rimosso anche Olaf. E vanno comunque per Varus, TSM priorità, Blueside, vedremo se Sven ci tirerà fuori un Varus migliore di quello di Lost. In ogni caso Ecofox adesso possono rispondere o con Kai'Sa Alistar, Kai'Sa Tahm Kench, o cambiare totalmente registro, prendere loro Olaf, perdonami, Trundle, adesso che Graves è bannato. E invece vanno per Braum. Vanno per Braum e chi affiancano al cuore del Freljord, perché abbiamo visto delle Ashe recentemente di fianco a Braum. Ashe è un campione che è tendenzialmente analogo al build path di Varus on hit, qualora Varus voglia itemizzare verso la lama del Rei Rovina. Anche se solitamente lo vediamo prima rushare quello che è un Rage Blade. Lo Storm Razor è qualcosa che... No, ormai quello è inesistente su Varus. Kai'Sa, alla fine sarà Kai'Sa affiancata dal cuore del Freljord. Quindi abbiamo finalmente il matchup tra due dei tiratori più in meta in assoluto. Arriva Tahm Kench da parte dei TSM stavolta per tenere al sicuro il Varus di Sven. Non Morgana, quindi decisamente non vogliono percorrere la stessa strada che stavano percorso precedentemente i Fox. Abbiamo visto come Morgana Varus, se non hai una buona leaning phase, rischi pesantemente di buttare la partita ai fiori. Mi hai selezionato Aatrox ancora una volta. Ok, e quell'Aatrox mi piace sempre così tanto in prima rotazione, perché rimane un Aatrox flessibile. È un Aatrox che ti va a tenere sotto scacco un eventuale pick corpo a corpo sulla corsia centrale, potendone abusare in ogni sua forma. È un Aatrox che comunque abbiamo visto Haunser giocare davvero davvero bene nell'ultima partita. Quindi squadra che vince se non si cambia, perché non tornare su di lui? Da monte però è lui a selezionare Syndra stavolta, la sua leggendaria Syndra. Che cosa tirerà fuori Bjergsen per gestirla? Per gestire Syndra? Secondo me sai cosa? Ti va a giocare qualcosa di aggressivo tipo LeBlanc. Addirittura? Sì. Oppure, se proprio vuole andare full meme, va di Xerath come la sua prima partita competitiva di quest'anno. Mamma mia, no, no, no. Un po' troppo antico quello. Anche perché comunque con Xerath difficilmente andresti a tappare diversi dei buchi di questa composizione. Abbiamo un buon DPS corpo a corpo fisico da parte di Aatrox. Varus flessibile a livello di build. Penso andrà a selezionare qualcosa più... No, Zilean è bannato, stavo per dire Zilean. Poi ho visto, no, primo ban da parte degli Ecofox. Rimossa Camille. Quindi secondo te sarà Mythi a chiamare il fatto che la E è invisibile o sarà di nuovo Smoothie? Comunque, al di là poi di quelle che sono eventuali pause, non sappiamo come si andrà a gestire la cosa. Bjergsen ha comunque dalla sua anche la possibilità di andare su qualche pick AD. Irelia bannata, infatti, immediatamente, rimossa anche quella possibilità. Potrebbe andare per il pick neutro e giocare comunque Ryze. Cosa che è il sempreverde, ok? Ok. Potrebbe giocare Azir. Bjergsen. È passato un bel po' di tempo da quando l'abbiamo visto su Azir. Lo so, però... Però Ryze è una di quelle condizioni in cui i TSM non sanno giocarci attorno. Non avere Bjergsen che ha impatto nei primi 15 minuti di partita è qualcosa che non vuoi avere se sei nei TSM. Viene malato Ornn. Ok. Ornn comunque, considerando che gli Ecofox hanno messo Braum dalla loro... sensato rimuovere Ornn, non hai il counter diretto disponibile e comunque avevi già rivelato il tuo supporto. Cho'Gath, lane tranquilla, scaling difensivo, lane anonima da parte di Uni, comunque tende ad essere una scaling lane. Hai appena messo Cho'Gath contro Aatrox. Ci può stare, ci può stare, perché comunque Cho'Gath con il setup quello offensivo, quello con presa dell'immortale e precisione secondaria, con il max di spine Vorpal, ti può gestire questa fase di corsia. Ok, ma basta un jungler che abbia un singolo crowd control e quella è una laning phase infernale. Non per forza, non per forza. Allora, intanto sembra essere Gragas la selezione per Grig in questa partita, quindi buona capacità di posizionamento. Va per Twisted Fate, Bjergsen.
È una risposta a Syndra, ma è molto pericolosa come risposta. Sai che in realtà... Però presenza globale, prima dei 15 minuti, oh, sputaci sopra. Esatto, è quello il punto. No, Vel'Koz, anche quello va benissimo. Controlla zone durante teamfight, danni alla distanza, danno puro per bypassare le resistenze di Cho'Gath. Lo loccano. Loccato. Loccato, Bjergsen con il Vel'Koz. Ok. Geometria, geometria pura, e arriva Sejuani invece per gli Echo Fox. Dardock riesce a mettere un buon pick dalla sua, sinergia corpo a corpo sulla corsia superiore e la corsia inferiore, quindi buona capacità di gestione delle side lane sin dai primi minuti. Brom Sejuani è una coppia ormai sempre verde all'interno della landa degli evocatori e all'interno delle varie macro impostazioni più semplici che si possano immaginare. Sejuani contro Gragas. Gragas, se Griggs lo gioca davvero bene, può creare molti problemi alla composizione degli Echo Fox, ok? Perché hai un barile esplosivo che può cambiare totalmente le sorti del fight. Hai un barile esplosivo all'Alessandro Borghese qui, da parte di Griggs. Più che altro mi spaventa quel Vel'Koz, perché i TSM vogliono isolare un bersaglio, hanno Gragas e Vel'Koz, e il teamfight come dovrebbe andare? Perché il laser vuole avere tutte le persone riunite in un punto. Gragas le separa. Non è detto che debba farlo, voglio dire. Il fatto che non ci sia una sinergia marcata tra le due supreme non vuol dire che questi due campioni non possano essere utilizzati correttamente uno insieme all'altro. Sappiamo che già il kit di base da parte di Vel'Koz ha un eccellente controllo a zone. Sono ottimi i danni, specialmente da quando è stata buffata la Q di Vel'Koz. Da 0.6 a 0.8 di scaling AP. Finalmente, sai, un mago da Ras che ha degli scaling disgustosamente bassi con la BD Power è qualcosa che non dovrebbe esistere. No, assolutamente no. Comunque, signore e signori, con i TSM che conducono le danze con un 1-0 sul tabellone, si entra ancora una volta nella landa degli evocatori. Seconda volta per la giornata di oggi, e quindi la parola passa a voi, che come sempre, fedelissimi, ci state seguendo da casa. Hashtag TSM win se ti fate per il team solo mid, o hashtag Fox win se ti fate per la rimonta degli Echo Fox. E il tuo hashtag a chi va in questa partita? TSM win. Mi piace molto Vel'Koz. Mi piace molto comunque come Hauncer ha impostato Aatrox nella partita precedente. Quello non è Vel'Koz, bro. Guardalo. Scusami, no, non è sicuramente Vel'Koz. Non lo so, deve essere un nuovo campione. Però ha il caffè. Ha il caffè, quindi comunque mi si piace, presenta molto pronto per una fase di corsia sveglia, che è quello che ci aspettiamo da un giocatore come Bjergsen. Mi piace Varus giocato da Sven. Sven ha giocato un Varus enorme nelle ultime settimane di Nord America, e quindi il mio hashtag va per i TSM. Qua Mitty viene rallentato da parte di Smuti. Un singolo autoattacco di Lost non sufficiente per proccare lo stun di Brom. Però in ogni caso la pioggia di Katia fa dei danni a bersaglio singolo che sono nonsense davvero. Sono abbastanza disgustosi. Sono qualcosa che non... È il classico, una spell single target è disgustosamente forte, ma è una spell ad area che è tipo, è ok. Beh, oddio, ad area comunque devi considerare quanto va a potenziare il wave clear se utilizzata correttamente. Chiaro, quello sì, assolutamente, ma a livello proprio di danno come abilità sui campioni, intendevo io. Quello sì, quello sì. Bjergsen intanto dalla distanza cerca danni su Damonte, ma manca il primo colpo geometrico. Bjergsen start di Q... vuol dire che vuole mancare i minion. No, start di Q tendenzialmente è proprio un voler arrassare l'avversario. E Bjergsen, pozione della corruzione con potenziamento glaciale principale, è una cosa che vediamo recentemente su Vel'Koz molto in meta, specialmente in Asia, dove il potenziamento glaciale permette alle ombre gemelle su Vel'Koz di diventare un oggetto core. È così pericoloso con le ombre gemelle per un motivo. Puoi rallentare due bersagli con un raggio laser congelante, e per Vel'Koz avere un setup con uno slow che non solo è aggressivo ma anche difensivo gli permette di posizionare le sue abilità molto facilmente e non ti permette di fuggire o inseguire. Senza considerare che comunque le ombre gemelle sono in generale un buon oggetto su Vel'Koz. Smuti in corsia inferiore cerca di mettere a segno a Rassa dalla distanza, i morsi del gelo connettono, ma su Mitty di sicuro non il bersaglio su cui vuoi andare a fare lockdown a livello 2. Mitty inoltre purificazione disponibile oltre al libro di incantesimi e non ha paura di molto. Damonte in corsia centrale intanto raggiunge il livello 3, nel frattempo scambio sul largo granchio, Grig, chi vedono?
Sì, ti vedono. Però riescono a zonare largo granchio. Riescono ad allontanare Dardok. Grig con il vantaggio in livelli si impone sul jungler avversario. Molto buono lo start di giungla, 16 minion a 7. Più che altro Bjergsen si è piazzato immediatamente aggressivo. Da Monta ha usato tutto il suo kit per stunnare Bjergsen, ma ha soltanto trovato lo stun, non la sfera. Capisci che quando Syndra ha appena usato tutto il kit non può nemmeno provare ad aiutare il proprio jungler a prendere questo Argo Granchio. Intanto capisci il motivo per cui dicevo che Hauncer è facile lane phase contro Cho'Gath? Dipende, perché comunque Cho'Gath semplicemente farmando ha un ottimo sustain grazie alla passiva. Come dicevamo, il setup è quello aggressivo con la precisione secondaria e lo scudo di Doran. Il fatto è che Hauncer è bravo a giocare Aatrox, ok? È il mancato ban su Aatrox a farmi avere delle preoccupazioni abbastanza serie sul proseguo di questa fase di corsia. Perché più andrà avanti, più sarà facile impostare delle aggressioni. Hai il World's Ender, vuol dire letteralmente posso divarti gratuitamente, non puoi farci nulla. Ma arriva Grig, prende l'agro di torre Hauncer e poi da là easy dive. Uni comunque però andrà a scalare in statistiche difensive. Cho'Gath essendo un tank e per categorizzazione un campione che può permettersi di perdere la lane finché non la perde troppo male. Scala bene in statistiche difensive, anzi iperscala in statistiche difensive e non c'è Sion dall'altro lato a controbilanciare questo aspetto. Non so, sai, onestamente la composizione di TSM ha comunque una gestione dei teamfight così forte. Perché tu hai Catena della Corruzione e Raggio Disintegratore, sono due abilità che si vanno ad alternare così bene tra di loro per la gestione di zone chiuse, e gestire bene le zone chiuse significa avere priorità sugli obiettivi. Avere priorità sugli obiettivi significa, come abbiamo visto prima, riuscire a giocare macro game metodico per i TSM e far valere il loro vantaggio in esperienza rispetto agli Echo Fox. Fox che in corsia inferiore stanno perdendo la corsia, ed è questo uno dei piccoli svantaggi che ha Kai'Sa contro Varus. Soffre durante le fasi iniziali della partita, soffre. Più andrà avanti la partita e meno sarà accentuato questa sofferenza, perché poi Kai'Sa iperscala con il terzo oggetto. Però con quello che è stato lo stile di gioco nel game precedente a parte di TSM, cioè concludere prima dei 30 minuti, Kai'Sa non, forse potrebbe non arrivare nemmeno a quel terzo oggetto. E non penso. Penso che comunque possa arrivarci semplicemente se vedi come è strutturato il team intorno a lei, ok? Perché comunque abbiamo una composizione degli Echo Fox che ha una fortissima capacità di disingaggio, ha una buona capacità di pick su qualcuno fuori posizione, quindi anche cercare delle azioni un po' cheesy può funzionare da parte loro. Stavolta devono farlo in early game e non dopo aver perso l'early game, magari se vogliono cercare qualche cheesata. Nel frattempo Grig va a disturbare il drago dell'oceano con un barile rotolante. Okay. Semplicemente vuole prima togliere il bulbo della visione e poi portarsi verso il drago. No, vedono Dardok probabilmente passare in corsa centrale perché ha cominciato a pushare da Mont di colpo. Dicono, ok, non corriamo rischi, è inutile. Rischio sciocco. Intanto parlando però di rischi, qui Dardok e Smuti vanno a ingaggiare su Grig. Grig potrebbe morire, arriva lo stun, seri controlli. First blood facile, grazie all'ustione di Smuti. Da Monte avrebbe potuto trovare la kill, purtroppo sfortunati gli Echo Fox nell'andare a attribuire queste risorse locali. Arriva il laser da parte di Bierce. Più di metà vita che se ne va così. Non male, perché Da Monte adesso non ha neanche più stack di pozione della corruzione. Bjergsen può permettersi, grazie alle sue stack, di continuare a recuperare mana e continuare ad applicare una fase di corsia davvero pressante. Adesso Sven aggressivo nei confronti di Lost, Smuti lo rallenta. 1-2 colpi vanno a segno. Però c'è Miti, quindi poco da fare. Time Crunch molto efficace contro questa dual lane. Più che altro perché provi a ingaggiare su Sven e Miti sta alle spalle di Sven. Appena vede che i controlli arrivano, lo divora e se lo porta a casa. Più che altro la cosa da osservare è che tendenzialmente Brom dovrebbe essere un campione in grado di gestire molto bene Time Crunch in corsia. Però non è così in questo caso. Rivediamo il replay della morte di Grig, dove arriva effettivamente il permafrost attraverso il muro a bloccarlo. C'erano le stack di passiva di Brom e nulla da fare. Grig intanto va a prendersi i lamabecchi di Dardok. 49 milioni a 28. Sì, okay. Dardok non sta proprio farmando benissimo con Sejuani, mettiamola così. Time Crunch ha usato il teletrasporto. Libro di incantesimi, eh? Sì, ok. Ma per andare a invadere questo red buff, per rimuoverlo a Sejuani, quindi la strategia di TSM è mettere in difficoltà Dardok. Penso più che altro che la strategia di TSM sia mettere in comfort Hauncer.
vedendo come è andata la partita di prima. Però questo ha appunto tra gli effetti collaterali proprio quello di andare a mettere in una fortissima difficoltà il jungler avversario. Se mandi il tuo top laner a prendere risorse in giungla nemica, la giungla nemica non ha risorse, volendo proprio stilizzare il discorso alle basi. Un intanto va a rimuovere quello che è un lume di controllo all'interno del bush. Ne aveva già piazzato uno lui per evitare un dive da parte di Grig. Corsa centrale, Syndra pusha sotto torre Vel'Koz, ma Vel'Koz è già tornato, quindi non perderà minion, o almeno non perderà esperienza sicura. Vel'Koz comunque sta gestendo una discreta fase di corsia, vantaggio in farm da parte di Bjergsen. Ancora non avendo completato le ombre gemelle, non c'è davvero possibilità di lockdown su un campione che riesce a giocarsi dalla distanza come Syndra. Sono in 4 mid. Sono TSM in 4 sono in giungla sono avversaria. TSM e in 4 i Fox vicino a Bjergsen. Arriva il Zender da parte di Hauntzer. Va a segno il knock up. Il laser sembra essere Ciaone. Grig porterà a casa la kill. Hauntzer che viene ingaggiato, viene bloccato. Barile esplosivo di Grig che separa i Fox che non possono continuare l'ingaggio su Hauntzer. Uni che vorrebbe ingaggiare, invece viene bloccato Grig. Belli ottimo. TSM. Ottimo bravi. Il body block qui da parte di Grig che va a parare la prigione glaciale indirizzata da Hauntzer. Hauntzer si salva grazie alla Suprema. E qui abbiamo visto quanto una singola abilità possa dare al team dei TSM capacità di intervento repentino. Buona la gestione del fight. Una kill va su Gragas. Gragas comunque Bodlin, voleva continuare sulla build della gemma degli echi runici, quindi per lui avere risorse extra di sicuro non fa schifo. Tra queste risorse extra, come sottolinei, arriva il primo mattone in corsia inferiore. Rivediamo come si è svolta l'azione. Damonte qui riesce a stordire Bjergsen col disperdil debole, però viene richiamato istantaneamente indietro dalla catena infernale. Hauntzer, il distruttore di mondi, gli permette di tornare in salute. E Grig qui ti fa vedere che non serve obbligatoriamente utilizzare Vel'Koz e Gragas per fare la stessa cosa. Vel'Koz fa danno, Gragas disingaggia. Inoltre ricordiamo che Gragas a catena dato... corruzione da parte di Sven va a rallentare l'host. Sono arrivati anche Miti e Grig. Dovrebbe esserci la spanciata del barile esplosivo è sufficiente. Oh, bella freccia! Bella! La freccia penetrante di Varus dalla distanza porta a casa la kill e completa l'azione. I TSM sono a 2600 gol di vantaggio a 10 minuti. Bello, 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 bello l'early game. Belli questi TSM da vedere. Davvero così determinati, che ti fanno queste call così sinergiche. Sembra quasi che abbiano davvero risolto i problemi di comunicazione tra Sven e Miti e il resto del team. Più che altro perché quando vedi queste azioni, anche Grig con il resto del team, Grig che lancia la ultimate e riesce a salvare Hauntzer in corso centrale, sono queste piccole cose che fanno la differenza. E i TSM non è che performino male sul macro, sulla gestione generale. No, anzi! È proprio il modo in cui comunicano come vogliono portare avanti la partita. Quali azioni fare o non fare. Che molti potrebbero dire, ma questo è il macro. Sì e no, perché sulle singole azioni non è macro. Sono micro decisioni che devi fare sull'istante e i TSM spesso mancano proprio di quello. Il non siamo decision sulla stessa making. Pagina. Esatto, esatto, esatto. La coordinazione nell'esecuzione. Serve un direttore d'orchestra e per adesso sembrano riuscire ad arrangiarsi in questo modo. Secondo me il motivo principale è che Uni non sta utilizzando la skin di Cho'Gath Stella Oscura, quindi non molto fa male. Beneficenza e quindi il karma lo sta punendo. 101 minion, 85 Aatrox contro quel Cho'Gath. Diciamo che è una difficoltà che non è riuscito ad affrontare Uni. Merito di Hauntzer, decisamente, considerate le sue performance anche nel game 1, decisamente. Però vedere i TSM che vincono la top lane, la giungla, la corsia inferiore e la corsia centrale, cosa ti lascia? Cioè, davvero, nulla. Sulla mappa cosa ti lascia? Nulla. Semplicemente ti trovi in una situazione la dove... parte di Smuti. No, semplicemente no. Volevano ingaggiare, però intanto Uni non trova un knock up. No, neanche. Lo trova, rallente e basta. Sven tenta l'ingaggio, Smuti tenta l'ingaggio. Miti semplicemente alza il suo scudo. Ma è morto! Ma e adesso Gragas lancia sotto torre Uni, che rimane masso in vita. Non abbastanza. I TSM decidono di ritirarsi. Si accontentano. Quell'ingaggio da parte degli Ecofox era più disorganizzato della mia vita. Perché davvero sono riusciti a avanzare così lentamente, utilizzando in maniera così distaccata i propri controlli. È proprio... In 4 contro 2 hanno regalato una kill. Letteralmente. Hai visto Uni ingaggiare, dici ok, provo il knock up. Dopo 10 secondi arriva Brom e lancia tutti i suoi controlli. E Uni aveva mancato il knock up in tutto ciò. Quindi decidi di continuare a portare avanti un'aggressione che non ha avuto successo perché avete chiamato di andare aggressivi?
Forse non vedeva la E. Voglio dire, comunque, Smoothie purtroppo passo più lungo della gamba da parte sua. Inoltre, considerando che sul tabellone vediamo un 3-1, ma che quell'1 è solo in mano al supporto degli Ecofox, l'early game del team di Ricky non sta andando molto bene. Messaggero della Landa per estendere il dominio proprio nella fase iniziale di partita. Considerando come sono spostati attualmente i membri dei due team sulla mappa, potrebbero addirittura andare a utilizzarlo ora top lane. Potrebbero farlo, ma... Oh, non serve neanche in realtà. Guarda quanti HP sono rimasti. La usi in corsa centrale, così apri la mappa, prendi l'anello esterno di torri. Per quale motivo usarlo subito? No, infatti, torni in base, richiamo potenziato, vai a spendere i soldi guadagnati finora. Sven sta facendo scuola di Varus rispetto a quello che abbiamo visto prima da parte di Lost. Quello di Lost era un Varus timido, era un Varus che aveva paura di esporsi. Invece questo qui, seconda kill che porta a casa con una freccia penetrante potenziata dal flagello in stile American Sniper. Diciamo che quando vedi la performance di ieri degli Ecofox e poi vedi quella di oggi, la differenza si nota. E guarda, parte qui dalla corsia superiore, proprio su Uni. Uni e Darno. Flash in avanti, suprema, su Tahmkench, che ha ancora la pelle coriacea. Sì, ha ancora il suo scudo, quindi può salvarsi facilmente. Non è neanche poco tancoso, perché comunque gli oggetti ne ha, i calzari di Mercurio, ha gli HP. Messaggero usato in corsa centrale, come avevamo predetto. Grig intanto tenta di ingaggiare il suo barile, ma niente da fare. Ha costretto il flash. No, quello sì, quello sì. È un risultato già a sé stante quello. No, che era un bel barile, mi sarebbe piaciuto vederlo tradursi in qualcos'altro. Adesso proprio per dire, ancora una volta in corsa centrale prende questa torre. Dovrebbero riuscire ad eliminarla, infatti pochi ci riescono. Però la corruzione, Matteone, ammazzano uno, ammazzano due e Velkoz si è ben studiato questo cuore del Freljord e anche una sua compagna. Qui sinceramente da parte dei TSM c'è stata un'azione miracolosa, perché Sven è andato fisicamente ad attutire la prigione glaciale per impedire che lo stordimento bloccasse il raggio disintegratore di Velkoz. Arriva poi Tahmkench che va a mangiare Sven stordito dalla prigione glaciale. Sono coordinatissimi TSM, che bello vedere il livello di gioco che un team di superstar ti tira fuori quando si coordina tra di loro. Ed è da vedere se riusciranno a portarlo anche ai mondiali, perché ad ora devono effettivamente ancora arrivarci. Hanno ancora da affrontare il Cloud9 dopo questi Ecofox. E gli guarda Ecofox qui, ieri qui erano 3-0 puliti. Guarda qui l'azione. Allora, intanto i TSM vanno a leggere la mancanza del disperdi il debole. E letteralmente Sven fa il miracolo. Va a tankarsi la torre mentre si piglia in faccia una prigione glaciale. Bravo, bravo Sven, bravo Birksen, bravi TSM. 5-1, sono 7500 gol di vantaggio quelli al quindicesimo minuto. E questo Sven è stato troppo. L'abbiamo buttato. No, c'è Miti. Ah, no, c'è Miti. Viene salvato, sputa fuori il suo alleato. Lo arriva Hunter con quello che è il World's Ender. Vuole pulire l'ondata ai minion per tagliare una via di fuga. Lost, buongiorno. Muore per mano sua. Viene incatenato Smuti, bloccato, rimandato indietro. Belli che sono TSM oggi. E Damont esplode per mano i Velkoz. Sul serio, i TSM che cosa stanno facendo? Questi sono i best in the West. Sì, questo è quello che mi sarei aspettato dai best in the West dall'inizio dell'anno. Non adesso. Sven adesso però bloccato a parte di Uni. Stavolta è morto Glory. Potrebbe essere morto ancora. No, giusto, dimenticavo che... No, no, non ci credo, Sven. No. 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 No, ci sono le ombre gemelle. Grig adesso arriva, adesso arriva Grig con rallentamento. E Uni sa di essere morto e si mette a ballare. Colonna sonora. Sven ha fatto un kiting sporco in quell'azione. Bello da vedere, meraviglioso nell'esecuzione, meccanicamente parlando. Uni letteralmente sulle comunicazioni, poi dopo vedremo al mic check. Alexa, play Despacito, please. Sì, davvero. Però la Despacito 2, quello featuring Knuckles e Dante dalla serie di Devil May Cry. Riguardiamo l'inizio dell'ingaggio, perché qui lanciano tutto su Sven. Miti riesce a salvare il compagno di squadra contro ingaggia Grig. Un Grig aggressivo. Hunter teletrasporto. Arriva la catena infernale. Smoothie intrappolato. Dardock colto in castagna. Muore anche lui. Damonte, nonostante non subisca il knock-up, poco importa perché muore per il raggio disintegratore. E questo è anche un drago rubato da Smoothie con lo smite grazie al libro di incantesimi.
Non importa. La gold lead comunque verte sulle 10.000 unità per i TSM, che adesso al 17esimo minuto vogliono solo chiudere questa partita. E con un Varus 305, quello è un Velkoz col GLP 800 e le ombre gemelle. Ha due modi per piazzare il raggio congelante. Sta massimizzando il potenziamento glaciale. Viene attivato per mano di Miti, quindi sì, può permettersi aggressioni di questo genere. Bentornato EU Miti, ci sei mancato davvero. Davvero davvero tanto. Vanno per la corsa superiore. Mi sa che ha misposizionato il viaggio abissale Miti. Forse il ranger ha Troppo basso. Sì. Viene rallentato Smuti, danneggiato anche pesantemente. Dardock qua, raggio congelante direttamente su Bjergsen. Laserone che prende due. Che finisce le mani. Lui intanto spostato. E vabbè. Sven intanto ha ucciso, esploso in mille pezzi da Mont. Uni ha portato a casa l'uccisione su Grig, ma poco importa. Lost, questi siti omicidi erano suicidi. Uni che ora completata vicina. Cosa sono questi TSM? Sono belli da vedere, ecco. Davvero? Sono un balsamo per gli occhi. No, quello fa sempre male, io non l'ho mai capito. Perché il balsamo, io quando lo finisce negli occhi urlo come un matto. A me non finisce negli occhi, al massimo me ne finisce un po' su per il naso. O per la bocca, perché sì, c'è sì, la barba. Comunque, al di là dei balsami e su come li utilizziamo, i TSM stanno giocando un macro game e un micro game ineccepibile. Sono riusciti a coordinarsi perfettamente e riguardiamo il replay per commentare l'azione. Intanto alla distanza Bjergsen continua a danneggiare gli avversari, purificazione per bloccare la... bloccare, più che altro rimuovere lo stordimento della prigione glaciale. Doppia uccisione su barile esplosivo da parte di Grig. Grig muore per mano di Uni, che finalmente riesce a far valere in senso offensivo un suo banchetto, ma è l'unica cosa che i Fox ti portano in questo fight. Miti sta giocando una serie bellissima anche lui, prima con Rakan e adesso con Tam Kench. Arriva la freccia penetrante, il rallentamento a parte di Bjergsen, il lock up, il laser, dardo che carne da macello. Poco da fare, hanno un tale vantaggio a livello proprio di oggetti. Guarda l'inventario di Bjergsen. Mi chiedi se ti dico che mi sta davvero venendo voglia di giocare questo Velkoz con GLP e ombre gemelle. Proprio tu vieni rallentato, punto. Non hai via di scampo. Davvero. Davvero davvero. Uni intanto tenta l'ingaggio su Hunter, vuole il knock up. Riusciranno a rallentare? Sì, Bjergsen trova rallentamento, i danni puri ci sono. Hunter semplicemente sta aspettando il suo cooldown. Prenderà la vita dell'avversario. Adesso 3000 HP su quel Baron. Smuti si vuole in mezzo, ma viene esploso per mano dei danni colossali di Hunter. Lost costretto agli istinti omicidi in senso difensivo, ma poco da fare. C'è letteralmente Hunter che sta zonando da solo. Miti completa la kill su quel Brom. E adesso Baron, i TSM hanno quasi 15.000 gol di vantaggio, sono 14.400. Giganteschi, siamo al 20esimo minuto, questo era un Baron fatto su spawn da parte loro. Follia, dei TSM così non li vedo da un bel pezzo. Adesso per loro è solo questione di Prassian, il potenziamento del Barone Nashor, Bjergsen che sta andando verso penetrazione magica e ha 10 stack sul sigillo oscuro, 4-0-9 il suo Velkoz. Che bello vedere Bjergsen performare, ma anche Sven, voglio dire. Stanno giocando bene i TSM, come sì. Team. Perché se tu guardi, il punteggio è distribuito, non è che c'è un carry player che dice ok, lui è il carry player, lui sta carriando. No, stanno tutti hanno risorse. Stanno giocando bene come team. Hunter fa dei danni orbi, è arrivato a questo punto. Grig si sposta nella metà campo nemica insieme a Bjergsen, vanno a strozzare gli Echo Fox su ogni risorsa sulla mappa. Anche il guardiano di quarzo viene rimosso e il potenziamento blu conferito a Velkoz. Gli Echo Fox sono tutti in corsia centrale per impedire ad Hunter di pushare. Bello anche il barile rotolante per rallentare la rotazione difensiva verso la torre in corsia inferiore. Dardo ancora viene rimosso la sua passiva, quindi non verrà protetto dai rallentamenti. Arriva il raggio congelante di Velkoz su Smuti. Intanto incatenato, bloccato, cancellato unico, stretto flash difensivo. Muore Smuti nel tentativo di proteggerlo. Hunter evoca qua subito il... diventa un mostro, diventa quel World's Ender, il distruttore di mondi. E qua invece viene distrutto l'inibitore. Potrebbe essere la torre del Nexus la prima a cadere. Si lancia Hunter, ha tolto più di mezza vita a quella casa con un singolo dash e una singola Q. Sejuani muore subito dopo grazie a una freccia penetrante di Sven. Guarda la velocità d'attacco che ti tira fuori Sven. Mostruosa. È disgustoso. È un mitragliatore. È
un Rambo che prende il Nexus insieme ai suoi compagni, può fare pure shutdown Uni, ma poco importa, guarda, si alza in piedi, giù le cuffie e sono sul 2-0 i TSM. 22 minuti, una XT. Gold lead di 16.500 unità per i TSM in 22 minuti. Questa è stata una partita, non è stata una partita, questo intanto è stato un massacro, perché per definirla una partita vuol dire che ci sono stati due team che stavano giocando. Due invece... eserciti? Sì. Letteralmente? No, no, qua no. Qua era un esercito contro la Croce Rossa. Neanche, penso che sparare alla Croce Rossa dei pesci dentro a un barile con le granate non renda l'idea di quanto unidirezionale sia stata questa partita. Unidirezionale. Unidirezionale, ovviamente. Allora... Partendo dalla draft e arrivando poi sulle esecuzioni in partita, TSM che ti tirano fuori Aatrox, ti tirano fuori ancora una volta, questo Aatrox passa in nella fase di ban e questa è follia già di per sé. Perché cosa vai a bannare? Vai a bannare Akali che ci può stare contro Bjergsen, è qualcosa che non riesce a gestire. Arrivato a livello 6, Bjergsen prende e ti asfalta. D'accordo, il problema è che se devi bannare Akali, allora devi bannare Rakan perché Mithy ti tira fuori una partita da solo. Devi bannare Olaf, allora sai che Aatrox rimarrà disponibile. Sai che non puoi bannare Varus e che Sven ti gioca questo Varus. E sai qual è la soluzione a ciò? Chiedi il blue side e prendi first pick Aatrox. Non lo sanno giocare così bene gli Echo Fox. Almeno Uni dovrebbe saperlo Uni giocare. Uni sì, ma non sanno giocare gli Echo Fox intorno ad Aatrox, capisci? Ok. È proprio una questione di macro impostazione. Per quanto riguarda invece Tahm Kench, per la seconda partita consecutiva abbiamo Mithy che fa scuola su questo campione. Per quanto riguarda Varus, non ne parliamo neanche. Sven sta surclassando di anni luce Lost in questa serie. Letteralmente. Damonte ci prova a impostare qualcosa. Il fatto è che Bjergsen sta giocando in maniera non solo prestante ma anche intelligente. Quindi puoi anche provare ad ingaggiare su Bjergsen. E i Fox hanno basato molto della loro strategia su questo. Provare a mettere pressione in early game su Bjergsen. Non stanno trovando successo a fare ciò. È qualcosa che devono smettere di fare, perché non è quella la chiave di volta di una strategia contro i TSM. Non... Questi non sono i TSM della Summer Split che... o Bjergsen carriava o perdeva. Guarda, guarda qui semplicemente, guarda questo fight. Qua Aunzer che viene ucciso, va subito in passiva. E cosa succede? Barriere esplosivo per lanciarli via. Ingaggio da parte di Sven sull'host. Arrivano col viaggio dell'abisso Mithy e Grig. Non serve nemmeno che vada avanti Grig. Aspetta qui... la freccia penetrante di Sven. Tra l'altro Sven un cecchino e lo vediamo ancora qui. Letteralmente balla in faccia agli avversari Sven. Aggiunge ingiuria al danno. Sono stati... belli da vedere in ogni dove. E Grig che ti gioca finalmente come deve giocare un jungler all'interno di TSM. Guarda, lo zoomano. Sappiamo che sei là dentro. E anche ora una volta, anche in corsa superiore, provano a ingaggiare su Sven. Non trovano ingaggio perché c'è il divorare dei miti. Arriva Aunzer che subito pulisce l'ondata di minion. Lost è il primo a cadere. Proprio boom! Arriva una testata da parte di Aunzer. Viene bloccato Smuti, viene bloccato anche Dardok. Sono due kill per Aunzer. E Damont si è lanciato via col bulbo esplosivo. Ma non è sufficiente. Aunzer stava zonando tre persone alla fine, guarda. Aunzer ha fatto dei danni orbi su Smuti, l'ha demolito, era così avanti in partita che ogni volta che andava giù di sberle erano delle sberle atomiche di quelle stile canavacciuolo. Questo è quello che ti porta effettivamente... Guarda lì, 17.300 il picco. Scusa, mi sono perso quelle 1.000 unità. 22 minuti, 17.000 gold di vantaggio, 18.000 danni sia su Bjergsen che su Sven. Dall'altro lato quello che ha fatto più danni ne ha fatti 7.200. Sono i danni di Gragas. Gragas ha fatto gli stessi danni di una Kai'Sa. Capisci? Gli Echo Fox si sono dimenticati che mettere uni su un tank... non è una condizione di vittoria se Dardok non ha un campione con cui carriare. Non puoi mettere sia Dardok che uni sul tank. Sperare semplicemente poi di vincere le lane contro Bjergsen e Sven. Questo secondo me è stato l'errore di presunzione da parte degli Echo Fox in fase di draft. Draftare intorno a due lane contro due dei migliori giocatori che il Nord America abbia mai visto. Perché letteralmente non sono nordamericani. Esatto, essendo europei ed entrambi comunque scandinavi a livello di origini. Penso che ci sia da quelle parti un buff ad area che permette migliori riflessi e capacità individuali. Finale europea, c'erano su 10 giocatori... 5 danesi tipo? 6. 6.
10 niente. 6 giocatori erano dei paesi scandinavi in finale europea, ok? La Danimarca è la forgia dei mid laner. Uno era norvegese. Ah, ok. Quindi comunque sempre lì in zona, però... Wow, che grande differenza. No, dai, Sven in questa partita aveva un gold differential a 10 minuti di 1145 sul diretto avversario, raddoppiato ai 15 minuti. Hanno snowballato in maniera indescrivibile. Gli hanno mangiato il riso in testa. Semplice. Sì, c'è poco da fare. Nel momento in cui sono morti solo 3 volte i TSM, in totale 3 volte, capisci che quando sei 19-3 a un punto della partita e sei a 15.000 gol di vantaggio prima dei 30 minuti, cioè non dici a 45 minuti hanno continuato a snowballargli in testa ma non riescono a chiudere il game, allora dici, vabbè lo accettiamo, dici, lo accettiamo. Anche normale, ma letteralmente hanno messo una pressione tale durante tutto l'early game e mid game, nemmeno l'early game, sono giocati tranquilli, arrivato a livello 6 di ogni campione hanno tirato dritto, schiaccia sassi. È molto intelligente anche il setup da parte di Bjerg in questa partita. Quel Vel'Koz full potenziamento glaciale è stato comico, ma bello da vedere. Perché comunque ti permette di avere... Il GLP-800, ti giuro, è un oggetto così sottovalutato da tutti. E vederlo essere utilizzato finalmente, letteralmente l'hanno fatto per 7 patch da quando è stato reworkato quell'oggetto. Vederlo finalmente essere utilizzato, alleluia. Grazie. Che dire, signore e signori, questo è match point per i TSM. Questi sono i TSM che cercano di azzannare alla giugulare le volpi. Ci riusciranno? Non lo sappiamo, ma lo scopriremo nella prossima partita. Una breve pausa per noi e torneremo tra pochissimo per il terzo game della semifinale del Gauntlet nordamericano tra TSM ed Echo Fox. A fra poco.